Pope Francis mentioned his difficulty walking during his general audience while reflecting on a passage from the Gospel of Mark, telling the healing of St. Peter's mother-in-law. E anche quando si sta spegnendo, la vita sempre è preziosa. Da vecchi non possiamo fare lo stesso che noi facevamo da giovani. Il corpo ha un altro ritmo e dobbiamo ascoltare il corpo e accettare dei limiti, eh? Tutti ne abbiamo, no? Anche io devo andare col bastone adesso, no? E tutti. The Pope continued his series of catechesis on old age, highlighting the wisdom that comes with the years, and once again spoke of the throwaway culture that excludes the elderly from society. Non li uccide, ma socialmente li cancella, come se fossero un peso da portare avanti e meglio nasconderli. Questo è un tradimento alla propria umanità. Il dialogo giovani, bambini, nonni è fondamentale per la società, è fondamentale per la Chiesa, è fondamentale per la sanità della vita. Dove non c'è dialogo fra giovani e vecchi, manca qualcosa e cresce una generazione senza passato, cioè senza radici. Pope Francis also directed a message to the Ukrainian people at the end of the audience. E per favore, non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana. Il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra preghiera, il nostro aiuto vada sempre vicino a questo popolo che soffre tanto e che sta portando avanti un vero martirio. In recent days, the Pope has expressed his concern over society normalizing the idea of war in Ukraine. Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.